Puntuale, perfido, insidioso, anche questa settimana è arrivato il momento del quiz di Victory, domande di cultura generale che ogni volta mettono a dura prova le meningi degli sportivi, ma quello di stasera è un quiz molto molto particolare. Infatti ci siamo divertiti a raccogliere le domande e le risposte più incredibili del Victory Quiz. Vabbè, cominciamo, che sembra Bruno Pizzolo, mi sembra. Si può guardare. È fatto. Chi è Ringo Starr? Un famoso biscotto da mangiare. Uno dei Beatles, il primo ministro inglese. Un biscotto. Io Ringo i biscotti conosco. Ti puoi concedere una trasgressione. Ti fai uno spinello. Prendi una pasticca di Viagra, giochi tutta al casinò. Gioco tutta al casinò. Anche perché ho già fatto queste trasmissioni. Ma che l'ha inventato questo quiz? Caporetto è il luogo dove venne sconfitto l'esercito italiano durante la prima guerra mondiale, il luogo dove venne sconfitto Napoleone, dove andò in esilio Craxi. Caporetto. No, io come capo retto. Senti, ma tutte queste domande, ma così difficili devono essere? No, perché se sono così difficili mi butto a mare, faccio prima. Te le rileggo le risposte? Pensa alle sirete di Craxi. Barack Obama è candidato democratico alla presidenza degli Stati Uniti, giocatore di basket dei Los Angeles Lakers, attentatore delle Torri Gemelle. Barack Obama. Attentatore delle Torri Gemelle. Un avversario ti fa il cucchiaio sul rigore, segna e ti prende in giro. Un cazzotto in faccia. Allora non te le chiedo le tre. No, non me fa neanche ABC perché te la dico io la risposta. Se mi fai il cucchiaio sta zitto, sto zitto pure io. Se mi fai il cucchiaio mi pigli per il culo, un cazzotto e vengo espulso. Chi è stato Alfred Hitchcock? Uno scienziato, un capo di stato, un regista di cinema? Scienziato. I tuoi amici ti chiedono di trasgredire. Vai a trans, vai a giocare al casinò, ti ubriachi. Vado a trans. Bravo! Ma Franchi, sei veramente? Simon Bolivar fu un grande rivoluzionario, un cantante rock anni 80, un famoso stilista argentino. La seconda. Un grande rock anni 80. Ma che cazzo vuoi? Antonio Gramsci era un comunista, un fascista, il fondatore della Democrazia Cristiana. Io so che c'aveva Comiso la via Antonio Gramsci, però penso che sia uno importante. Un comunista, un fascista o un democristiano? Un fascista, non so perché. Da ragazzino hai mai rubato al supermercato? Sì, mai, se sì, cosa? Sì, rubo pure adesso, qualche volta mi capita. C'è nessun problema, eppure tanto da ragazzino. Angela Merkel è l'amante di Hitler, un'attrice porno anni 70... cancelliera della Repubblica Federale Tedesca. Angela mi dà un po' da porca, quindi secondo me è un'attrice porno. Tra queste, qual è la cosa che non hai mai fatto e ti piacerebbe fare? Il giro del mondo in barca, partecipare a porta, mandare al diavolo il tuo allenatore che ti ha appena sostituito. Ma quello l'ho fatto di recente, quindi è una cosa che ho fatto, quindi non mi manca. Non lo so, può darsi partecipare a porta. L'unità d'Italia è avvenuta nel 1324, 1861, 1614. Qua 1614, non mi ricordo. Devi andare a una festa di carnevale, quale vestito scegli tra cappuccetto rosso, un tutù da ballerina, donna sadomaso? Tutù da ballerina, c'ho le gambe belle. Gli ultra della tua squadra ti chiedono di non segnare alla prossima partita perché hanno fatto un accordo con l'altra squadra. Rispetti quella richiesta, li denunci, non li stai a sentire. No, faccio gol e li denuncio. Margaret Thatcher era la prima attrice inglese a mostrare un seno nudo, un politico, ballerina di musical. Ballerina di musical. Era un po' ciccione, però. Se non avessi fatto il calciatore, sarei stato... capo di una cosca mafiosa, carabiniere, attore porno. Penso alla prima. Grande.
Una cosa. Scegliere dei tre è meglio. Sicuramente. Chi ha pronunciato la famosa frase o Roma o morte? Garibaldi, lo Monaco, Totti. Totti. Cazzo. Roma, lui è. O Roma non esiste altro, è giusto così.